qui siamo in mano alla natura, è lei che decide, è lei che ti dà l'ok se l'attività va bene o meno, e va bene così, non mi lamento, perché il cambiamento che abbiamo fatto era proprio un desiderio di lavorare proprio in questo tipo d'ambiente. Siamo all'azienda agricola del Bosco Magico, siamo a 1200 metri nel comprensorio del massiccio del Protomagno. Noi siamo dei produttori di patate di montagna e poi di castagne, infatti il nostro, diciamo, territorio è un castagneto. È un castagneto unico nel suo genere, perché di solito le piante di castagno stanno non più alte di 800 metri e vederle in salute e di 300-400 anni è uno spettacolo, veramente una meraviglia. Quando entri in questo bosco si apre il cuore. Noi siamo anche fattoria didattica, in quanto ci piace che questa nostra passione che mettiamo nel nostro lavoro sia vissuta anche dagli altri, quindi diventi un'esperienza per le altre persone. Claudia, abbiamo fatto un cambio di vita, in quanto noi eravamo degli impiegati che facevano una vita fatta di lavoro e di casa, che però avevano un sogno, quello di far rivivere la montagna, di far rivivere il nostro Protomagno. Noi avevamo due stipendi sicuramente buoni, però sia io che la Lara vedevamo che tutti i tempi che stavamo a lavorare era come se perdevamo la nostra vera realtà. E quindi abbiamo deciso di abbandonare questo lavoro, diciamo, che avevamo, e di buttarci nella nostra passione, far diventare la nostra passione il nostro lavoro. E vedere ora che cosa vuol dire, insomma, sicuramente la stanchezza fisica si sente, perché il lavoro agricolo è duro, però poi dopo ti viene questa forza dentro che riesci a sormontare tutte le fatiche che c'è. È proprio bello arrivare a casa, essere stanco, ma avere la testa di pensare a tutte le cose belle che puoi fare. Il tempo non ce lo ridà nessuno, e quindi sì, il tempo ora per me è un qualcosa che investo in cose che veramente amo, quindi mi ritengo molto molto fortunata.